Ce l'ho fatta, ragazzi! Ci siamo riusciti! Sono troppo felice, sembrava una vera e propria caccia al tesoro. Di chi stiamo parlando, ragazzi? Davvero tantissimi like per questo videozzo. Codigo Martex della tenda di Fortnite, guardate sulla sinistra. Guardate un po' chi sta per arrivare. Eccoli, eccoli, eccoli. Sento un po' di rumorini. Replay buggatello, ma comunque ci siamo. Oh, 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 guardali, guardali, guardali! Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Abbiamo appena assistito alla comparsa di due nuovissime sentinelle dell'ordine immaginario che girano a caso per tutta la mappa. Uno spot preferito però ce l'hanno, ragazzi, tengono d'occhio il Cactus e quindi il mostro che ha fightato con il Mecha nella stagione 9, capitolo 1. Eccoli lì, li riesco già ad intravedere, non so perché facciano sempre questo giretto, adesso li aspetteremo qui come abbiamo fatto nel replay precedente e vi giuro ragazzi, ancora non so nulla di loro. Io vidi per la prima volta il render di questo boss, chiamiamolo boss ragazzi perché credevamo che lui fosse un boss, quello che poi sarebbe stato piazzato all'interno della caverna, invece no, ne hanno messo un'altra ancora, un po' una sorta di scambio. Saranno sicuramente super ostili ragazzi, ne sono già sicuro, spareranno a prima vista come tutte le altre guardie dell'ordine, ma do raga, ma ci metto proprio la mano sul fuoco. Sembra che qui ci colleghiamo ad ogni video che sto trattando ultimamente sul canale. L'ordine immaginario sta prendendo troppo piede sull'isola, lo abbiamo visto con le megatalpe, stanno andando avanti come dei matti, giorno per giorno, settimana per settimana ragazzi, i loro presidi aumentano. La lotta contro i sette si fa sentire. Adesso vedremo che cosa avranno contro il nostro carissimo Fondazione. Mi armo un pochettino, ragazzi. Vado ad arricchire il mio loot in generale. Benissimo così. Nel video di ieri vi ho detto che secondo me saranno proprio loro a trovare una sorta di, chiamiamolo, parente del Cactus, perché ci sono dei suoni che si collegano alla caverna, la nuovissima caverna celata, e provengono proprio da lì ragazzi, sono i nuovi suoni del mostro sottoterra. Sti qua comunque non arrivano, voglio sapere anche come si chiamano. Madò, mi è preso un infarto. Mi è preso un infarto ragazzi. Voglio capire anche come si chiamino, perché ragazzi lo vedremo tramite la feed dell'eliminazione nel momento in cui lo manderemo a terra e poi lo confermeremo. Come abbiamo visto dal replay, sono due le sentinelle che girano intorno alla zona del Cactus e non capisco proprio perché stiano presidiando questa zona. È come se dovessero tenere sotto controllo qualcosina che non ci riguarda. Giusto per farvi capire, qui di fronte a noi abbiamo il fossile del Cactus. Dall'altra parte, ragazzi, guardando verso est, abbiamo un altro sito di scavi dell'ordine immaginario, quindi non molto lontani dalla nuovissima zona presidiata dalle nuove sentinelle. Io però adesso mi arrabbio, questi qua non tornano, ragazzi, ma che giro stanno facendo? One eternity later. Ho dovuto cambiare match perché non riuscivo più a beccarli nel sito del Cactus. Adesso li seguiremo ragazzi, vediamo un pochettino che giro fanno realmente. Mamma mia, mi stanno facendo triggerare, vi giuro. Chi sta sparando? Chi hanno sparato ragazzi? Consideriamo il fatto che loro preferiscono stare vicino pinnacoli pendenti, perché la maggior parte degli avvistamenti si sono verificati lì. Eccoli raga, eccoli. Ve l'ho detto, non sono per niente amichevoli, ma è così, è così, è così. Scrivetemi qua sotto tra i commenti in che parte della mappa invece li avete beccati voi, raga. Madò, posso rubarvi l'auto? Cattivissimi. Cattivissimi, ragazzi. Io non so se ci siano solamente questi due, eh. Non hanno shield. Non hanno shield, ragazzi. Droppano una mitraglietta Stinger blu e non ho letto come si chiamavano. A few moments later. Non so a voi, ma tutto ciò
mi ricorda Babbo Natale assieme alle renne in giro per la mappa a consegnare caramelle. Oddio, vi è una netta differenza tra le due cose, perché quelli almeno ti davano delle cosette per curarti, regali, addirittura ti lasciavano il quad se glielo chiedevi in ginocchio di fronte a loro. Mamma mia, comunque ragazzi, mi sta piacendo troppo questa cosetta. Sembra proprio che stiano controllando i vari outpost dell'ordine immaginario. Ovviamente ragazzi, ogni tot metri si fermano con il loro cannocchiale, cercano di dare un'occhiatina, ma alla fine è tutto così. Oddio, non mi dire che fanno retromarcia. Mi han beccato? Mi han beccato ragazzi, mi han beccato. Ok. No. Non mi dite che sono così cattivi, ragazzi. A livello di chasing, proprio no. No, allontaniamoci. Mi stanno seguendo, ragazzi. Me ne vado qui, nella villa di John Wick. Ok, forse si sono fermati. Senti il rumore dell'auto. Sarà meglio armarci fino ai denti. Ok, queste che sono, alleato, va benissimo. No vabbè ragazzi, mi fanno un po' paura, vi giuro. Comunque ragazzi, abbiamo capito un pochettino come funzionano queste nuove sentinelle dell'ordine. Perché abbiamo visto che non hanno uno spot preferito. Alla fine si spostano dovunque in giro per la mappa, ragazzi. Vanno davvero da tutte le parti. Eccoci qui. Droppano un SMG blu e si chiamano pattuglie OI. Questo è il resoconto di oggi. La cosa buffa è che io sto scoprendo questa cosa qui, adesso, assieme a voi, perché dall'aggiornamento 19.20 è la prima volta che le becco, le nuovissime sentinelle dell'ordine immaginario. Sta di fatto che, a mio parere, i set gli stanno facendo prendere troppo piede qui sulla mappa, ragazzi. Li stanno facendo giocare davvero tanto. Erano sottoterra, si trovavano nella mappa del capitolo 2 con queste megatalpe, hanno cominciato a scavare e adesso stanno prendendo davvero troppo terreno. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo visto finora con l'ordine immaginario e di 7, come si andrà ad evolvere la questione, e soprattutto ragazzi miei, ditemi dove avete trovato le nuove sentinelle dell'OI. Ragazzi, io vi lascio con lo shop giornaliero, sperando che questo video sommattutino vi sia piaciuto. Ragazzi, che storia. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!